Perfetto, non so da dove iniziare. Pum, 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 pum. 29 agosto. Prossima destinazione Nepal e India, da fine settembre, dal 23 di settembre al 28 di febbraio. E presentazione di quello che è il prossimo viaggio e di come lo sto organizzando. Ho fatto 2 volte il cammino di Santiago in bicicletta, partendo da casa. Questo è il cammino francese, questo era il cammino del nord, con 2 percorsi diversi in Francia. Sono stato a Capo Nord, sempre in bicicletta, nel marzo scorso. Sono andato a visitare il Marocco, le stelline gialle sono i punti in cui ho dormito. Sono sceso fino a Essaouira e Marrakech, facendo tutta la costa, poi sono rientrato. Poi sono stato in Argentina per correrla in bici appello volontario qui in Tanzania, visitando sostanzialmente 2 posti. Prossima destinazione, Nepal e India. Sono alcuni punti che ho iniziato a segnare sulla mappa, sui luoghi che vorrei visitare. Bandierine verdi sono quelle che vorrei visitare, quindi sostanzialmente arriverò a Kathmandu. Questo è il trekking assegnato per quanto riguarda l'Everest. Questi sono i punti per arrivare al campo base dell'Everest. Dopodiché 1 mese di volontario in una missione che sto cercando. Attualmente sto valutando, forse ho dei contatti con Casa Alessia, che è un'associazione di Novara. E dopodiché ho costruito questa mappa in realtà al contrario, nel senso che cercando un progetto in India, l'ho trovato qui, in una scuola dove si possono aiutare i bambini. E sostanzialmente quindi la mia idea è di percorrere in parte il Nepal, 3 mesi in Nepal, poi scenderò. Ho scoperto vicino alla scuola c'è un importantissimo tempio buddista che fa parte di un percorso, uno dei 4 tempi simbolo del Buddha, e così un po' casualmente sono andato a vedere dove erano gli altri 4. Uno era qui vicino a Varanasi, uno qua, e li ho segnati sulla mappa. E quindi probabilmente a questo punto, dopo aver visitato Kathmandu e probabilmente spostandomi in questa direzione, scenderò da questa parte e farò questo giro. Quindi sostanzialmente mi terrò nell'India del Nord per poi rientrare, dopo un progetto qua di 1 mese, rientrare, vorrei seguire il Gange, tornare su seguendo il Gange per arrivare poi infine a Nuova Delhi, dove avrò l'aereo a febbraio. 5 mesi a disposizione, fine febbraio.